Siete pronti per le abbuffate natalizie di fine anno oppure no? Oggi vediamo come dobbiamo comportarci durante le feste, con qualche consiglio anche per goderci il mangiatone, ma limitare i danni. Bentornati sul canale, io sono sempre Pasquale, il vostro Nutrition and Lifestyle Coach. Come vedete oggi vi accolgo nuovamente con una pettinatura alla Paul McCartney di quando suonava con i Beatles negli anni 60. E siamo quasi arrivati a Natale, poi verrà Capodanno e le abbuffate in questo periodo sono la norma. E così le nostre paure di prendere peso che pensiamo non andrà mai via tendono ad aumentare con l'avvicinarsi dei giorni delle abbuffate. Comunque sono preoccupazioni reali oppure no? E se lo sono, abbiamo un modo per limitare i danni? Secondo me sì, anzi secondo me il problema non esiste proprio e se mi seguite nel video capirete anche perché. Qui vi darò 6 semplici consigli da seguire per evitare di prendere peso durante queste feste, ma allo stesso tempo godervi appieno i giorni passati con la famiglia e a festeggiare. Prima di cominciare, come al solito, vi ricordo che mi farebbe molto molto piacere se vi iscriveste al canale cliccando sul tasto iscriviti e sia cliccando sulla campanella per poter ricevere le nuove notifiche sui video che andrò a pubblicare in futuro. Come dicevo prima, so che molti di voi sono terrorizzati di poter prendere peso durante questo periodo, ma vi posso assicurare che il problema non esisterà se mi seguite in questi semplici consigli. Siete pronti? Cominciamo! Consiglio numero 1 è non cadere negli eccessi. Molte volte esageriamo durante i pasti festivi. Sembra che ci sia un piccolo diavoletto che si insedi nella nostra testolina o sulla nostra spalla e ci chieda di fare il bis di tutto. Due porzioni di pasta, due porzioni di aragosta alla catalana, due porzioni di arrosto. Molte volte sembra che ci abbiano recuperato in mare dopo mesi di naufragio e che ci abbiano lasciati su una tavola imbandita. Ma non è così. Possiamo tranquillamente gustarci ogni portata del pasto senza per questo dover fare il bis o il tris di tutto. Specialmente devo sottolineare per quanto riguarda i dolci. Se vi viene in mente di fare un bis, almeno che non sia il dolce. Lo sapete che una fetta di panettone o di pandoro viaggiano su addirittura 400 kcal a testa? Se mangiate solo due fette, avrete raggiunto quasi un terzo del vostro fabbisogno giornaliero e sono prevalentemente zuccheri, per cui meglio di no. Consiglio numero 2 è non restare a digiuno nelle ore precedenti ai pasti. Arrivare a tavola che siete già affamati come l'incredibile Hulk non ha vantaggi, ve lo assicuro, anzi, vi butterete sul cibo con la foga di un centometrista che deve fare il nuovo record mondiale. Diciamo che sarete come degli aspirapolveri umani. E la cosa è totalmente normale, se non avete mangiato tutto il giorno, il vostro cervello sarà in deficit di nutrienti e di energia, per cui nel momento in cui vede del cibo siete finiti. Meglio fare spuntini di piccola entità durante la giornata, ad esempio uno yogurt e un frutto, magari un'oretta prima di iniziare il pasto, o magari beviamo anche una bella tazza di tè, perché l'acqua tende a ritardare la nostra sensazione di fame. Questo secondo consiglio ci aiuterà anche ad essere più efficienti nel punto precedente, per cui a non esagerare, perché avendo già meno fame tenderemo anche a mangiare di meno e quindi ad assumere meno calorie. Consiglio numero 3. Durante il pasto preferire le verdure. Se ci sono portate con delle verdure, fiondatevi su queste. Le verdure, sia cotte che crude, grazie all'alto contenuto di acqua e di fibra alimentare, riempiranno il nostro sistema digerente più velocemente e se siamo pieni non riusciamo a far entrare altro. Furbacchioni, eh? Inoltre, assumendo tante verdure, eviterete picchi glicemici dovuti magari all'assunzione durante i pasti di pane bianco, pasta o dolci vari. Con le verdure allenterete anche l'assorbimento dei carboidrati e farete felici le vostre cellule e soprattutto il pancreas, che già durante le feste lavora parecchio, ma così si vedrà ridotto almeno di un pochino la richiesta di produzione di insulina e di glucagone. Il consiglio numero 4 è di mangiare sano prima e dopo le feste. Il problema non è tanto mangiare il giorno di Natale o quello di Capodanno. Se limitate a quei giorni a mangiare tanto siete a cavallo, ma molta gente tende a mangiare eccessivamente dal giorno dell'Immacolata fino all'Epifania. Mi sa che è un po' tantino, no? Non credete? Se durante i giorni normali seguite la vostra sana alimentazione, non avete di cui preoccuparvi. Pensateci un attimo. Diciamo che non facciate i due snack che io vi consiglio di fare, ma solo i tre pasti principali, colazione, pranzo e cena. Ogni anno farete 1095 pasti. Se fate anche i due spuntini sono 1825 pasti all'anno. Se seguite una sana alimentazione, anche a buffarvi durante i giorni di festa non farà nessuna differenza per il vostro organismo, perché è tarato ad assorbire e a gestire le eccezioni. Come dice il buon Stefano Vendrame in uno dei suoi video, il nostro corpo non è che è mica un sacco vuoto nel quale buttiamo cose dentro e questo tende a riempirsi e basta, ma è una macchina molto, molto più complessa, capace di cose straordinarie.
e il nostro apparato digerente è meravigliosamente funzionale ed efficiente. Il consiglio numero 5 è di andarci piano con l'alcol, con gli alcolici. Molti pensano solo al mangiare, ma anche il bere e fa la sua sporca figura. Un grammo di alcolici contiene circa 7 kcal in media, per cui più alcoliche sono le bevande e più calorie ingerite. Inutile aggiungere che sono anche calorie vuote perché non portano benefici nutritivi a parte le calorie. E non ve ne dovete uscire con cavolate tipo il vino, la birra contengono polifenoli, antiossidanti. Ne contengono? Sì, è vero che ne contengono, ma non ne contengono così tanti da poterci dare un beneficio. Volete veramente polifenoli e antiossidanti? Ammazzatevi di frutta e verdure. Quelli sì, vi saziano, vi nutrono e non vi fanno ingrassare. Naturalmente non vi ho detto di non bere, ma di dargli una regolata, di non esagerare e bere con criterio e in maniera sociale. Insomma, bevete per festeggiare e non il contrario, festeggiate per bere, no? No good. Consiglio numero 6. Godetevi le feste senza sensi di colpa. Come vi dicevo nel punto precedente, se seguite un'alimentazione equilibrata durante il resto dell'anno, non dovete assolutamente preoccuparvi nelle eccezioni. Le feste sono un punto di incontro, di giovialità, che vanno apprezzati e goduti. Se ogni volta che ci viene offerto qualcosa e non lo accettiamo solo per paura di perdere la linea, non stiamo vivendo bene la nostra festa e la nostra vita. Questi pasti non ci rovineranno la linea. Magari prenderemo un mezzo chiletto, ma non ci troveremo di fronte a qualcosa che non sia irrimediabile. Ed anche se abbiamo esagerato una volta finite le feste, se avete seguito i miei consigli, ci metterete pochissimo a ritornare in forma. Bene, per questo video è tutto, però prima di andare vi lascio con qualche messaggio. Nei prossimi video affronterò dei temi un po' più caldi. Prima della fine dell'anno parleremo delle allergie alimentari, con un video che uscirà il giorno di Santo Stefano, il 26 dicembre. Quello successivo invece sarà una discussione se l'alimentazione può essere di aiuto e di supporto ai malati di HIV. Mi piacerebbe avere feedback su questo da parte vostra. Invece il 22 dicembre uscirò con un piccolo video corto nel quale vi parlerò dei progetti che ho per il canale per il nuovo anno, per il 2019. Per favore, oltre a iscrivervi e a cliccare la campanella delle notifiche, condividete il video sui social network. Fatemi crescere. Non nel senso di altezza, perché a 41 anni hobbit sono e hobbit rimango. Intendevo fare crescere il canale, naturalmente. Un pollice in su se vi è piaciuto il video e lasciatemi un commento se avete dubbi o domande. Inoltre, se volete, potete anche seguirmi sui social network come Facebook ed Instagram. Vi ricordo anche che potete visitare il mio sito internet www.healthmefood.com, dove troverete altre informazioni utili. Bene, per oggi è tutto. Ci vediamo la prossima settimana e vi è rimasto solo da dirvi eat well, live well and smile. Ciao!